Il cantante mascherato, Porcellino eliminato, c'era sotto la maschera. Sabato 8 aprile c'è stata una nuova puntata del cantante mascherato che ha decretato l'eliminazione della maschera del Porcellino. Il programma, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione della giuria composta da Flavio Insin, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, è al terzo appuntamento di questa edizione. A nascondersi sotto la maschera del Porcellino c'era la signora Coriandoli, il personaggio interpretato dall'attore Maurizio Ferrini, che ha da poco compiuto 70 anni. Nel corso della serata Christian De Sica ha deciso di giocarsi la maschera d'oro ed è riuscito a indovinare, sotto la maschera del Porcellino si nascondeva infatti la signora Coriandoli Maurizio Ferrini. Christian De Sica ha giocato benissimo la sua maschera d'oro. Sono 8 le maschere che hanno partecipato alla quarta puntata del programma, Squalo. Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo Nero. Maschera per una notte e Gigi D'Alessio. L'esibizione di Riccio porta la giuria a dividersi tra Massimo Lopez, Nick, Scialpi. A ipotizzare Massimo Lopez ci sono Serena Bortone e Flavio Insin. Per l'occasione vestito da astice. Nick è la scelta di De Sica e di Iva Zanicchi. Scialpi è la scelta di Facchinetti. Confronto tra Nino Frassica e Tullio Solenghi, chi è Ciuchino? Secondo gli ultimi indizi, dovrebbe essere Tullio Solenghi perché il Ciuchino indossava una maglietta con su scritto Fantastico 7. Tullio Solenghi ha partecipato alla 7ª edizione di Fantastico insieme ad Anna Marchesini e Massimo Lopez. Tutti credevano che Porcellino fosse Andrea Roncato, ma Christian De Sica si è giocato la maschera d'oro e ha indovinato, sotto la maschera di Porcellino c'era appunto Maurizio Ferrini. C'è stato anche il confronto tra Natalia Guetta e Francesco Paolantoni, chi è il Cricetino? La Stella, le ipotesi più accreditate sono tra Valeria Marini e Simona Ventura. Il Cavaliere Veneziano, le ipotesi, Gabriel Garco, Samuel Perone e Alessandro Egger. Lo Scoiattolo Nero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Donatella Rettore, Elisabetta Gregoraci. Per lo Squalo, Gabriel Garco è il principale indiziato.